Allora, al tuo track del Frenchers. Vai. Ciao, io sono Caterina dei Power Frenchers. Ciao, sono Pacchiani dei Power Frenchers e non l'hai dato al tuo 3, non hai dato alcun 3. Però manca Antonio, quello con il pizzetto e gli occhiali, quello più cattivo dei Power Frenchers, che dovrebbe essere in quei momenti. Non lo so, siamo tre ragazzi normalissimi che hanno cominciato a fare musica un bel po' di tempo fa, partendo diciamo dal rap, evolvendosi sempre di più, arrivando a una cosa, a questa cosa che facciamo adesso che non si sa che Che non cos'è. ancora troviamo un termine per definirla. La nostra caratteristica E che siamo principale è che stupidi. siamo stupidi, che i primi che devono divertirsi quando fanno tutto quanto quello che fanno siamo noi, così che poi è sicuro che se ci divertiamo noi si divertono anche gli altri. Yes. Il progetto Power Frenchers nasce 3-4 anni fa, quando abbiamo deciso di provare questo esperimento un po' più elettronico. E quindi un giorno abbiamo provato proprio con Pompone le Casse a fare questa nuova esperienza. Pompone le Casse nasce in un pomeriggio normale di scazzo totale tra di noi e l'ha scritta Antonio per l'appunto. Più che altro, bah, così per giocare. Cioè, mi hanno chiamato, mi hanno detto: Kate, proviamo a fare questo insieme oggi. Ok, vai, proviamo. E boh, è andata, non lo so. Siamo 100% presi bene, siamo più di 100 messi tutti insieme. Facciamo una metafora, c'è la musica come un bel ristorante bellissimo e siamo arrivati noi con i panini, insomma. Un pranzo di matrimonio e tutti Noi col pranzo al col sacco. pranzo al sacco, poi succede che magari la gente ti dice: ma che cazzo fate? Però poi il panino che abbiamo portato se lo mangiano tutti. Sì. Veramente sì, succede che magari fai un pezzo del genere divertente, scanzonato e spensierato e ti attaccano dicendo cose del genere, ma credo che la musica sia anche questo. Io vorrei più che difendermi, vorrei giustificare l'intelligenza della traccia Pompone le Casse, dato che era veramente una ragazzata, anche perché l'abbiamo fatta veramente quasi 3 anni fa la canzone, quindi non avevamo né l'intenzione di farla girare in mondovisione, né tantomeno ci puntavamo sopra un centesimo bucato. Quindi è stata una sorpresa che abbia avuto tutto questo seguito e fondamentalmente noi lo facciamo per divertire. Quindi se c'è gente che se l'è presa o l'ha reputata la rovina della musica, boh, peggio per loro, insomma. Pomponelle casse, pomponelle casse, pomponelle casse, Io penso che quello che sta facendo non lo so, forse per gioco o per qualcosa del genere, perché comunque a me fa soltanto ridere. fa ridere, ma nel senso veramente che è divertente. Io non credo che non ci sia nulla di male in quello che fa. Se vai a vedere tutti i commenti che sono sotto Pompone le Casse, o soprattutto Su Bonita, di me infiniti. ci sono delle cose veramente. Poi se chi si offende è fetente, quindi quello che ha fatto con Enciclopedia, però, non sta né in cielo né in terra. Ho visto che ha messo un comunicato poco tempo fa, ha detto che lui è solamente querelato e poi ci sono quelli di Enciclopedia che hanno chiuso per loro spontanea volontà, ma io credo che sia tutto merito suo. Noi credo che dovremmo essere membri onorari di Enciclopedia, anzi credo che la rifonderemo noi, Enciclopedia, basandosi innanzitutto su... Noi stessi. Esatto. Ciao, sono Jack dei Power Frenchers. Ehi, hey, io sono John dei Power Frenchers. Tu sei John, io sono Jack, siamo tutti e tre i Power Frenchers. Questa è Caterina. Ok. Sì, a Manetta, guarda, quando noi ci hanno detto che siamo dei tamari, ma chi tamari, dici, guarda, magari arriva qualcuno dice, guarda che vi hanno dato dei tamari, a quel punto noi diciamo, sì, ma non ho capito Grande. dov'è l'offesa nel fatto che uno possa essere tamarro. Io Va credo benissimo. che ognuno dentro di noi, ognuno sia tamarro almeno un po', infatti quando la gente ci chiede tipo disco boy che cosa vuol dire, che fondamentalmente c'è un tamarro in ognuno di È noi. chiaro. Non sono responsabile di ciò che succede, che sono veramente io, nessuno ci crede, con ancora addosso il basso e il dolore negli arti, quello che ho fatto me lo dicono gli altri. Ricordo che eravamo a suonare a Lugano e un ragazzo faceva i visual. E ci siamo girati e c'erano praticamente, proprio mentre suonavamo un remix di Lei che lo vuole, c'era un video di fitness. E a quel punto abbiamo avuto l'illuminazione e abbiamo detto: no, ci dobbiamo mettere le tettine e dobbiamo fare il video di fitness. E lo abbiamo E fatto, lo quello è abbiamo. il brutto.
Allora, io vorrei confermare le voci che quello che si vede in video è sudore vero, anche perché abbiamo fatto praticamente un'unica lezione di aerobica per 9 ore consecutive. Noi siamo scesi dalla macchina e siamo risaliti che eravamo veramente delle persone diverse. È stata veramente una cosa salutare ed estenuante. Quindi, dato che io pensavo anche di andare in palestra, ho colto l'occasione di, cioè, per indossare sfruttare una ridicola tutina blu. Lo sanno tutti, esatto. Oramai. Ah, vorrei dire che nella foto before e after, la parte del before mi hanno ridotto il pacco invece che ingrandirmelo nell'after. Sì, noi calcola che prima di fare Pompo nelle casse facevamo rap al 100%, quindi è stata la naturale evoluzione quella di fare musica elettronica. Cioè, naturale evoluzione per come la penso io. Magari cioè, da un anno a sta parte faremo polka nelle balere d'Italia. Quindi non sappiamo neanche noi che cosa faremo. Quindi magari potremmo vedere Power Frenchers vestiti col cilindro a fare steampunk sopra delle navicelle spaziali e suonare il banjo. Vi facciamo salutare anche dalla nostra mascotte. È un maialino travestito da cane. Ettore Frenchers. Ciao. Ciao amici. Ciao amici, io nonostante non abbia il pollice verde sono qui su Bonsai TV, anche perché fondamentalmente siamo tre bonsai. Ecco, siamo tre bonsai. L'altro giorno siamo stati a Roma a suonare e un tizio ha detto: ma cazzo, io pensavo fosse alti 2 metri, 2 metri e mezzo, invece siamo tipo all'incirca 120 centimetri alti. Quindi siamo dei bonsai. Quindi i Bonsai Frenchers vi salutano. Power Bonsai Frenchers TV. E ci vediamo. Ciao. Ciao. Sono io che lo voglio, lei che lo vuole, la gente che giace.